In quel tempo Gesù disse una parabola, perché era vicino a Gerusalemme, ed essi pensavano che il regno di Dio dovesse manifestarsi da un momento all'altro. Disse dunque: un uomo di nobile famiglia partì per un paese lontano, per ricevere il titolo di re e poi ritornare. Chiamati 10 dei suoi servi, consegnò loro 10 monete d'oro, dicendo: «Fatele fruttare fino al mio ritorno». Ma i suoi cittadini lo odiavano e mandarono dietro di lui una delegazione a dire: «Non vogliamo che costui venga a regnare su di noi». Dopo aver ricevuto il titolo di re, egli ritornò e fece chiamare quei servi a cui aveva consegnato il denaro, per sapere quanto ciascuno avesse guadagnato. Si presentò il primo e disse: «Signore, la tua moneta d'oro ne ha fruttate 10». Gli disse: «Bene, servo buono, poiché ti sei mostrato fedele nel poco, ricevi il potere sopra 10 città». Poi si presentò il secondo e disse: «Signore, la tua moneta d'oro ne ha fruttate 5». Anche a questo disse: «Tu pure sarai a capo di 5 città». Venne poi anche un altro e disse: «Signore, ecco la tua moneta d'oro, che ho tenuto nascosta in un fazzoletto. Avevo paura di te, che sei un uomo severo. Prendi quello che non hai messo in deposito e mieti quello che non hai seminato». Gli rispose: «Dalle tue stesse parole ti giudico, servo malvagio. Sapevi che sono un uomo severo, che prendo quello che non ho messo in deposito e mieto quello che non ho seminato. Perché allora non hai consegnato il mio denaro a una banca? Al mio ritorno l'avrei riscosso con gli interessi». Disse poi ai presenti: «Toglietegli la moneta d'oro e datela a colui che ne ha 10». Gli risposero: «Signore, ne ha già 10». Io vi dico: a chi ha sarà dato, invece a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E quei miei nemici, che non volevano che io diventassi loro re, conduceteli qui e uccideteli davanti a me». Dette queste cose, Gesù camminava davanti a tutti, salendo verso Gerusalemme. Quindi il nobile Gesù, che riceverà il titolo di re dell'universo. I servi sono i figli del regno, i nemici sono i figli delle tenebre, quelli che non hanno accolto la luce. Fin qui ci siamo. E i 10 servi a cui vengono consegnate le monete d'oro, chi sono costoro? Proviamo a riflettere. Lo sappiamo ormai, il numero 10 dice una totalità. 10 erano i lebbrosi, ricordate? E uno solo torna a ringraziare. 10 erano le dramme della donna che, perdendone una, spazza la casa finché non la ritrova. 10 le vergini, 5 con la lampada accesa entrano al banchetto, le altre no. Da una parte il 10, dall'altra 1 o 5. Non sono semplicemente dei numeri. Il 10 sono i tutti o i molti, usando il suo analogo nella terminologia biblica. Il 10 dice che Gesù intende coinvolgere tutti quanti nella salvezza. Tutti gli uomini sono chiamati alla comunione eterna con Dio. Tutti chiamati, tutti vocati, tutti predestinati alla elezione. L'1 e il 5 invece dicono la personalizzazione del tutto. Mi spiego meglio. Se con il 10 Gesù indica una chiamata universale, con il 5 o l'1 va a guardare la risposta di ciascuno, cioè riflette su come ciascuno chiamato
interagisce con la sua vocazione. Molti sono chiamati, ma pochi eletti, commenterà la parabola del banchetto, dove il personaggio senza abito nuziale viene sbattuto fuori. Non basta la chiamata, non basta ricevere i doni di Dio, occorre un sì per l'elezione. Un sì che è sempre figlio della gioia, del coraggio e mai della paura. La pastorale del fazzoletto è di chi ha paura a mettersi in gioco, di chi scorge macchinazioni ovunque, di chi si illude di rimanere sano in un mondo malato e si autoisola in un mondo ormai trascorso. Mi permetto, dietro il Covid non c'è nessun potere finanziario o tecnologico con lo scopo di eliminare il cristianesimo attraverso una sorta di dittatura sanitaria, come ho sentito dire in questi giorni. Il Covid certamente porterà ad un cambiamento del mondo, ma a noi cristiani spetta cambiarlo in meglio, con i doni che abbiamo ricevuto da Dio, a meno che non preferiamo la politica del fazzoletto.